Una figura particolare è quello dell'influencer, si è ne parlato molto in questi ultimi tempi, se esiste effettivamente l'influencer, e tu in particolare stai collaborando con lo SNID, sì, del Politecnico di Milano. Esattamente cosa vuol dire SNID? Social Network Influence Design, è il master che sta partendo del Politecnico, che ha l'intenzione e la grande volontà e la determinazione per cercare di aiutare gli studenti a diventare persone che sono in grado di poter influenzare e poter essere se stessi, ma allo stesso tempo di poter dare un aiuto come influencer al brand, alla marca per cui stanno lavorando. Ecco, ma per te che cos'è esattamente un influencer? È presente Mike Buongiorno, ecco, lui era un influencer. Bravo, è vero questo. E vendeva le mortadelle. E vendeva le mortadelle, sì, nel senso che lui era una persona credibile, una persona amata, una persona che quando chiacchierava faceva in modo che si muovessero tante persone e facessero quello che lui suggeriva, dal comprare la mortadella a comprare il materasso, mettiamola così. Però lo faceva con uno strumento che è la televisione. La televisione adesso è stata affiancata da nuovi strumenti che sono tutti gli strumenti online, tutti gli strumenti social. L'influencer ai giorni d'oggi è un Beppe Severgnini che scrive su un giornale ma poi ha 270.000 follower, per cui quando twitta qualche cosa ci sono delle persone che analizzano e pensano a quello che aveva detto. Poi può darsi che non prenderanno nessuna decisione, però sicuramente per quei 2, 3, 5 minuti li tiene incollati a un concetto, e mentre si elabora un concetto noi come esseri umani poi dopo prenderemo delle decisioni. Quindi l'influenza nella semplicità dei social network è anche proprio quella di far sì che una persona si fermi anche per un attimo a pensare al messaggio che gli stai dando. Quindi possiamo dire che un influencer sul web è un entertainment con autorità o con autorevolezza. Autorevolezza, sì, è una persona che tutto sommato vale la pena di seguire, ecco.